Ciao ragazzi, bentornati. Allora, proseguo con il mio mini corso sull'improvvisazione, visto che era uno degli argomenti più richiesti sia dai miei studenti privati, diciamo, sia da voi che mi scrivete, eccetera. Allora, vi consiglio di vedere i primi due video, tanto metto sempre link prima di vedervi questo, se vi interessa. E oggi voglio concludere, diciamo, la prima parte di questo appunto mini corso dicendovi altri due trucchetti che utilizzo molto. Mi sposto un pochino nella seconda parte più sul funk, quindi sono passati dalle ballad al pop leggero al funk. Poi nei prossimi video andremo un pochino oltre. Allora, oggi voglio parlarvi di due chiamiamoli espedienti, trucchetti, non lo so. Comunque, due cose che utilizzo moltissimo, che sono queste. Allora, la prima, soprattutto in contesti appunto funkeggianti, quindi tutto ciò che ruota intorno al funk, anche perché no, anche il pop, il rock molto spesso funzionano. È questo, sugli accordi cosiddetti di dominante, quindi accordi maggiori con la settima minore. Quindi io oggi ho fatto una base in re bemolle settima. Il re bemolle settima è composto dalla tonica, re bemolle, la terza maggiore, fa, la quinta, la bemolle, e la settima minore, do bemolle, chiamiamolo sì, ma è do bemolle, quindi la settima minore. E il relativo arpeggio, quindi diciamo l'arpeggio tipico e normale, senza alcuna nota diversa, sarebbe quindi l'arpeggio di settima. Ovviamente su questo tipo di accordo, questo arpeggio ci sta benissimo, così come ci sta benissimo la scala misolidia di re bemolle. Perché nel suo interno non ha nessuna nota di strana, diciamo. Se io però voglio cambiare, come abbiamo già detto l'ultima volta, un po' il colore del mio riff, del mio groove, della mia frase, una cosa che faccio molto su questo tipo di accordi è utilizzare la terza minore. Quindi voi mi direte: la terza minore su un accordo maggiore ti si prende il fucile e ti si spara. In realtà, in determinati contesti, ripeto, è proprio per la caratteristica dell'accordo di cui sto parlando, quindi l'accordo di dominante, che se esaminato attentamente potete notare che al suo interno possiede un tritono, che praticamente il tritono, non vi sto a spiegare cos'è il tritono, si trova tra la terza maggiore dell'accordo e la settima minore. Quindi andiamo un attimo in do per farvela breve. Do settima, abbiamo do, mi, sol e si bemolle, e il tritono è tra il mi e il si bemolle. Ok? Quindi una quarta aumentata. Questa è la caratteristica principale degli accordi di dominante, che sono molto propensi, diciamo così, ad essere interpretati con un sacco di possibili scale, di possibili colori. Proprio perché hanno appunto questa sonorità data dal tritono. Una di queste possibilità è l'uso della terza, scusate, oggi no, della terza minore, anche se nell'accordo c'è la terza maggiore. Possiamo anche vederla in un altro modo, ovvero torniamo al re bemolle settima. Cerco di andare piano
ed essere chiaro, ma come sapete le parole non sono il mio forte. Allora, la terza maggiore del re bemolle settima è un fa naturale. Fin qui proprio non ci piove, infatti è un mese e mezzo che non piove qui. Ok. La terza minore di questo accordo sarebbe un fa bemolle. Si chiama fa bemolle. Il fa bemolle è l'equivalente, in senso enarmonico, di mi naturale. Quindi fa bemolle o mi sono la stessa nota in pratica. Quindi io posso anche vederla, la terza minore, come una diesis nona. Vi spiego perché. Perché se la considero mi naturale rispetto al re bemolle, è una nona aumentata, perché la nona maggiore sarebbe mi bemolle, la nona aumentata è mi. Quindi molto spesso si trova proprio gli accordi scritti, ad esempio re bemolle settima, tra parentesi diesis nona. E ancora un'altra caratteristica, o anche bemolle nona spesso, è proprio una caratteristica di questi accordi dominanti essere alterati sia nella loro, diciamo, composizione proprio armonica di accordo, quindi mettendo queste tensioni ulteriori, sia appunto nella creazione di frasi, nella composizione di frasi, di improvvisazioni di riff, di groove, quando è presente questo accordo. Spero di essermi spiegato, ora poi quando mi rivedo per montare il video metto le mani nei pochi capelli che mi sono rimasti, però tanto come sempre vi metto il PDF che quello è un po' più... Quindi, cosa faccio io quando, per farvela breve, quando trovo delle successioni armoniche con all'interno questo tipo di accordi, oppure anche in situazioni fancheggianti dove... Come sapete, come ho già spiegato, spesso gli accordi sono pochissimi. E spesso ruota tutto intorno ad un solo accordo. In quelle occasioni, ogni tanto ci sparo, se sento che ci sta bene nel contesto, questa terza minore o diesis nona, che quindi si può vedere in tutti e due modi, e le posso anche mischiare con la terza maggiore. Quindi avrò sia questo, ma anche questo. Quindi l'accordo è questo. È un po' una nota, come possiamo dire, mi ricorda molto la pentatonica minore. Con la nota, con la quarta aumentata, come si chiama? Nota blues, non lo so, no, non mi viene il termine. Comunque, fatto sta che se io vi metto la mia basettina, è un pop, diciamo, la prima base di oggi, un po' pettino, poi c'è un la bemolle minore, quindi molto tranquilla. Vi faccio sentire. Appunto, come sfrutto io questa terza minore e se funziona oppure no. Allora, metto la base, re bemolle, la bemolle minore. Thank you.
Allora, questo era il primo consiglio di oggi, quindi la terza minore sull'accordo di dominante. Potete provarlo anche su un accordo proprio Pa maggiore. Infatti, se ho captato bene, la base non c'era proprio l'accordo di settimo, comunque va bene uguale. Non so se vi è piaciuto. Seconda parte di questo tutorial, seconda ed ultima. Allora, l'utilizzo invece, faccio un inverso, della settima maggiore sugli accordi minori, ovvero una delle mie, chiamiamole, sostituzioni preferite in assoluto. Allora, questa volta ho scelto una base in sol minore semplicissimo, a triade proprio. Pa, sol, si bemolle, re, triade sol minore. Arpeggio, di tonica, re, fa, sono detto prima, si bemolle, perché? Ah no, è vero, sol minore. Sol minore, allora, sol minore abbiamo tonica, sol, terza minore, si bemolle, e la quinta che è re. Ho varie possibilità, ovviamente, su un accordo minore, le abbiamo viste tutte precedentemente, quindi a scala minore naturale, a scala dorica, pentatonica minore, a scala blues, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ho anche questa notina che vado a prendere, diciamo, in prestito dalle scale minori armonica o melodica, non entriamo troppo nel merito, mi basta che capiate cos'è ovviamente la settima maggiore. Vediamo un attimo. Allora, io sul mio sol minore a triade, se aggiungo la settima normale, diciamo standard, avrò l'arpeggio minore settima, quindi aggiungo un fa naturale. Se io invece del fa naturale ci metto appunto la settima maggiore, quindi che non c'è nell'accordo, e non c'è, diciamo, nemmeno nelle scale che ho menzionato prima. Quindi dovrei appunto, per considerare una scala, andare in scale che ancora non abbiamo visto, quindi minore armonica, minore melodica, eccetera. Se metto la settima maggiore invece della minore, metto un fa diesis. Settima maggiore di Sol. Il mio arpeggio diventa così: Sol, Si bemolle, Re, Fa diesis. Questa sonorità un po' particolare. All'interno di un groove, all'interno di un groove, in questo caso funk, vado un po' più sul funk ora. Dicevo, un'altra cosa che faccio appunto è sugli accordi minori inserire questa settima maggiore, oppure come sempre giocare un pochino su settima minore e settima maggiore insieme, quindi fa e fa diesis. Anche questo funziona perché cioè funziona, vado a dare io una sonorità particolare che altrimenti non avrei se usassi solo le note, diciamo, dell'arpeggio, oppure le note delle scale comunemente associate a un accordo minore senza appunto la sigla della settima maggiore, quindi un accordo minore o minore, cioè minore a triade normale, io lo interpreto a modo mio per dare un colore diverso, appunto utilizzando un'altra delle note, qui la possiamo chiamare a tutti gli effetti out, che è appunto in questo caso la settima maggiore.
Andiamo a sentire il groove, il riff, come si può chiamare di oggi, funk. Ve lo vado a suonare e poi lo analizziamo insieme. Vado. Eccolo qui. Allora, cosa ho fatto? Intanto è una base appunto con un sol minore, ci ho messo sotto una chitarrina così alla volée, una base molto semplice, quindi che mi rimane statica sull'accordo minore. Allora, ho fatto questo, due ghost, parliamo di movimenti, quindi quattro movimenti della prima battuta. Il primo composto da quattro sedicesimi. Sono due ghost in imbattere proprio. E poi questo glissato, chiamiamolo così, tra il sol e il fa diesis. Quindi faccio sentire subito la settima maggiore. Pausa di un sedicesimo, si bemolle. Altra pausa di sedicesimo, quindi sull'ultimo sedicesimo del secondo movimento faccio un altro glissato, un legato, chiamiamolo come volete, tra fa diesis all'ottava sopra e il sol, quindi settima maggiore, ottava, diciamo. Si bemolle di nuovo, quindi la decima minore, sarebbe la terza minore. È un vibrato se avessi il fretless. Ancora sul fa diesis per rinforzare ancora questo colore forte di questa nota. Poi sol e due ghost e chiudo la prima battuta. La seconda è composta sul primo movimento dalla tonica. Quindi il sol all'ottava bassa. Poi mi sposto con un altro glissato. Il tutto in sedicesimi, quindi nella prima misura ci stanno quattro note e fanno questo. Nel primo movimento, scusate, ci stanno quattro sedicesimi, quindi sol, sol, slide fino a re. La quinta di Sol e Sol ancora, quindi la quindicesima sarebbe all'ottava ancora più alta. E cado di nuovo sulla settima maggiore, quindi faccio sentire anche qui. Se la suono col fretless su un vibrato, cado sulla quarta di sol, undicesima, quindi siamo sul terzo movimento e ho un re si bemolle, quindi quinta. Terza minore, due ghost e inizia la terza battuta, quindi la seconda battuta. Terza battuta è molto simile alla prima, cambia solo l'inizio che ho messo. Questo invece di questo, quindi tonica, tonica, quinta, ottava, sol, sol, re, sol. Grazie.
Stessa cosa di prima. L'ultima battuta, quindi l'ultima frase che va a chiudere il mio groove, è pausa di sedicesimo sul battere del primo movimento, poi ghost, poi slide glissato dal si bemolle che io prendo sul quindicesimo tasto al dodicesimo, che è in sol, quindi terza minore tonica. Questo è il primo movimento. Secondo movimento, parto dalla settima maggiore, quindi Fa diesis. Fa diesis, Re. Quindi ho settima maggiore, quinta, Si bemolle. E ricado ancora sulla settima maggiore all'ottava sotto. Chiudo la frase con questo è quanto. Allora, mi fermo qui per oggi. Gradirei qualche riscontro, quindi se ci sono dubbi, se qualcosa non vi torna, se qualcosa non vi piace, se qualcosa invece lo iniziate a sentire vostro, quindi vi ho dato qualche utile suggerimento. E poi, sempre se vi vedo interessati, passerò a un altro dei miei metodi per improvvisare, ovvero quello di studiarmi la melodia di un brano o di uno standard jazz, ora vediamo. E sfruttare la conoscenza della melodia per creare un assolo in tema. Quindi, ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video.